Ciao a tutti ragazzi, qui Dubbox, siamo su una fantastica serie. Come vedete siamo su PlayStation 4, sto tramite streaming, sto buttando lo schermo sulla PlayStation, sul computer e riesco a registrare con Fraps. Sto giocando col controllo della PlayStation 4 e oggi iniziamo Until Dawn. Io ho un po' paura. Puoi per favore andare via qui? Per favore, vai via. Al momento la registrazione del gioco è in pausa. Allora, aumentiamo un po' la luminosità. Perfetto. Comandi tradizionali. Io raga, ho veramente troppa paura. Io ho paura. Sono già al minimo del volume. Madonna, Madonna, Madonna. Sono un po' emozionato perché ho visto anche serie, ad esempio, da Gabbo. Questa, ma non mi ricordo assolutamente una benamata mazza. Qualcosina, ma poca roba. Quindi oggi la giocheremo insieme. Molto comoda sta cosa che riesco a streamare sul computer tramite la connessione. Bella, lei è una bella figa, bella figa. Impostazioni. Sottotitoli, direi assolutamente di sì. Nel dubbio, dialoghi in originale, direi di no. Mostra statistiche globali. Indietro, nuova storia, tutti zitti. L'effetto farfalla. L'impercettibile battito da dare di un farfallo oggi può provocare un devastante uragano a settimane di distanza. Non so cosa voglia dire, però vediamo un attimo. Posso saltare questa parte? La più piccola decisione può stravolgere il futuro. Questo è un gioco, per chi non l'ha mai visto, ma penso che l'abbiate già visto tutti, che a seconda delle tue scelte cambia appunto il finale. Cioè, io dovrei arrivare che i miei amici sopravviveranno tutti. Non succederà mai nella vita passata e futura. Ma noi ci proviamo. Che dobbiamo fare? Se schiaccio quadrato, X rotondo, triangolo. No. La tua storia è una delle molteplici possibilità. Molto interessante, è un gran bel gioco. Scegli le tue azioni con attenzione. Va bene, lo faremo. Dovrò fare puntate abbastanza lunghette. Graficamente è molto molto carino, devo dire. Graficamente molto molto carino. Non sono molto abituato a giocare con il controller della PlayStation 4, però. Uè, figa. Questo penso sia il prologo. Siamo in questa casa. Bella villettina, figa cotoletta. Ok, oh Madonna santa, chi è Jason? Oh E invece? Direi di sì. È matta. Vogliamo fargli uno scherzo, no? Qua bisogna stare attenti perché loro non lo sanno, ma fuori c'è un pazzo maniaco. Individuiamo già da subito quali sono le vacche e quali non lo sono, no? Fatto benissimo, signori, è fatto benissimo. Madonna! Questi qua sono attori, comunque. È una bella ragazza, eh. Cosa sta per succedere? Tocca a me muovermi. Questo tipo bardato con lanciafiamme. Ma infatti. C'è la PlayStation 4 che sta praticamente scaldando. Ah, non c'è possibilità di muovere la videocamera. RSX. Usa la levetta R2. Tira
Mi è venuto R2 e la levetta destra per esaminare gli oggetti. Ah, hanno bevuto come delle bestie. Succede, Era il tuo solito, succede hai dato il meglio di te. spesso. Ah, è lui, Josh. Dobbiamo solo abituarci un po' del gioco. Anche solo sapere che cosa dobbiamo fare sarebbe interessante. Sarebbe molto interessante sapere cosa dobbiamo fare, no? Eccolo là, andiamo qui, qui e premiamo X. Anna, sei davvero sexy con quella maglietta, ma scommetto che lo sei più senza. Vieni nella stanza degli ospiti alle 2, Oh Mike. mio Dio, cosa hai in mente quell'ingenua di nostra sorella? È la sorella sua? Ho avuto il biglietto. Spero che mi pensi. Forse dovremmo solo iniziare, sai, a baciarci e poi si vedrà. Bella idea, Mike. Attenzione! Lo volevo dire io! Poverina! Oddio! Trova gli altri, sveglia Josh. Trova gli altri. Preferisco trovare gli altri. C'è Josh qualcuno fuori? è imprendibile. Dobbiamo andare a cercare, non c'ho caso da fare. Che succede? Dove va mia sorella? Ah, sta bene. Non sa stare agli scherzi. Era solo uno scherzo, Anna. Cosa avete fatto? Attenzione. Stavano solo scherzando, Beth. Niente di serio. Che coglioni! Anna! Dai, lei è sensibile, Anna! poverina. Dovremmo seguirla? Penso che tu sia l'ultima persona che vorrebbe vedere ora, Mike. Termini di transazione Oh, corretto merda! mentre scade il tempo. Quadrato. Meno male che sono un ex giocatore di PlayStation. No, veloce. Usiamo quella veloce. Preferisco usare quella veloce. Madonna che salto, figlia mia. E adesso? E adesso che faccio? Che faccio, fra? Segui l'orme, segui il rumore. Seguo le orme. È più sensato, immagino. Fatto benissimo, eh. No, cervo. Cervo, guai, eh. Do un pugno. Non si dice. Non dire volaccio! Ho un po' paura, ho un po' paura! Cazzo, Anna! Ma dove Dove sei? sei? Dove sei, Anna? Piano, non avere paura, va? Salta! Bravissima! Bel fisichino la tipetta, eh! Uso il touchpad! Che figata! Con la torcia, ma chiamala! Cosa? Puoi orientare la torcia usando la levetta destra. Bellissima. Questa cosa è una figata mostruosa. Oh! Sto male, frati, sto male. Ma no? Ehi! X. Dove vede il futuro? R1 totem di morte.
Le tribù indigene credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e premonizioni. Ogni pezzo di totem predice un possibile evento futuro. Il modo in cui giocherai determinerà l'avversario. Man mano che sbloccherai i totem, certo. Ah, quindi a seconda dei totem non riusciamo a vedere se riusciamo ad adattarci tramite il totem. Perfetto. Cammina veloce, zia. Sentite? Usate le cuffie perché è importantissimo. Si è sentito quello lì con lanciafiamme che sparava qualcosa. Risto. No, niente, zia. Niente, zia. Cos'è questa? Correte? È ora di correre, figli miei! È ora di correre, miei bei culetti! Cosa piangi? Corri, basta! Corri, corri, figlia mia! Il telefono? Sono nella rupe? E lì interviene il totem, signore, lì interviene il totem. Sono cadute! No, sono vive! Il lanciafiamme. No, frate, io ho paura, però non posso. Lascia cadere Anna, salviamoci noi. Ah! Minchia, sono morte tutte e due. Che cosa serve allora la mia scelta? L'analista. Anche lui è un attore. Prima di iniziare, Ma quindi parla in prima persona vorrei con noi. essere sicuro che tu capisca alcune cose. Fatto Nessuno benissimo, può eh. cambiare quello che è successo. Il Va bene. passato va oltre il nostro controllo. Devi accettarlo per poter andare avanti. E fin qui non ci Ma piove. questa rivelazione racchiude la libertà. Quello che fai, le decisioni che prenderai d'ora in avanti, apriranno le porte per il futuro. Voglio Va che ti bene. ricordi, voglio che lo ricordi mentre giochi la tua partita. Ogni Ok, questa singola parla proprio con scelta noi. Va influenzerà il tuo destino e quello di chi ti circonda. bene. Ok, hai deciso di cominciare questo gioco. È Sì. importante. E io voglio aiutarti a comprenderlo. Va bene. Va Perché bene, zio. quanto sia non vedo così. Va bene, va bene, va bene. Ok, fin qui tutto regolare. Ok. Ok. Inizieremo con un semplice esercizio. Sì. Potresti prendere la carta? Sì. Ora osserva la figura sull'altro lato e dimmi che cosa provi. È essenziale che tu risponda onestamente per trarre il meglio da questa esperienza. Spaventa passe. Come ti ha fatto sentire quella figura, onestamente? Ma almeno spaventa passe mi fa un po' paura, però è felice perché c'è il prato e la casetta. Quindi è cosa carina l'ha come resa cosa. così felice? La casa. Il sole, il sole. Cazzo Come ridi, figlio di parola vacca? descrive meglio la tua percezione del buio? Mi fa paura. Paura, bene. Davvero interessante.
Noi siamo quello col cappellino. Oh noia. Ora è tutto chiaro. Fa paura a tutti. No, 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 non tutti. Ma è assolutamente una fobia naturale, lo Ah, certo. Dopo tutto è ciò che non si vede e pertanto. Esatto. Questa è una bellissima idea. È tardissimo. Oh cielo, pare che il tempo per la seduta sia scaduto. Ma ne riparleremo presto. Fino ad allora ti suggerisco di provare ad evitare il buio. Va bene, boss. Vediamo un po' come finisce questa volta, perché io vorrei farmi un capitolo alla volta. Ok ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Spero che il video vi sia piaciuto tantissimo. Mi piace questa fantastica serie. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, da poco.